Cari lettori, bentornati sul Fiore di Carta. Io sono Jack e oggi vi presento la mia recensione di Hashtag Ops. Prima di iniziare, due piccole premesse. Come al solito, quello che state per ascoltare è il mio giudizio personale sull'opera. Non sono un laureato in lettere classiche, né moderne, per cui è giusto quello che ne penso. In secondo luogo potete trovare la scheda di lettura più complessa e approfondita sul mio blog, vi lascio l'indirizzo in descrizione. Il libro di cui parliamo oggi è un'opera prima ed è Hashtag Ops di Elisa Maino. Elisa è una giovanissima star dei social network, in particolare di Instagram, YouTube e Musical.ly, e questo qui è il suo primo romanzo. Come spiega in un libro sul suo canale, quest'opera nasce da un'idea sua e di sua nonna, e difatti è proprio il rapporto coi ricordi il tema principale. Ops è un acronimo e sta per ora puoi scordarmi. Elisa in realtà nell'opera tornerà su questo punto solamente sul finale, dove i toni si alzano e la vicenda diventa all'improvviso più adulta rispetto al resto. Ma andiamo con ordine. Hashtag Ops è un romanzo sentimentale, scritto in italiano, di 268 pagine. È un'opera prima ed è stato pubblicato da Rizzoli il 15 maggio 2018. In breve, questa è la trama e tranquilli, cercherò di non fare spoiler. Evelyn è una ragazza di città e vuole entrare all'accademia di danza. Solo che per l'estate si deve trasferire dalla nonna in montagna. Qui, incredibilmente scazzata per il fatto che non c'è internet e che i suoi amici si stanno divertendo a Riccione, incontrerà la vecchia amica d'infanzia Alice e conoscerà i ragazzi del posto. Tra questi ce n'è uno in particolare, che è il belloccio di Twilight della situazione. Figo e tenebroso, il giovane Chris ha in realtà alle spalle un passato turbolento, in particolar modo un padre alcolista e la madre che se n'è andata per questo motivo. Tra i due all'inizio, ovvero fra Evelyn e Chris, ci sono numerosi scherzi, ma poi per un piccolo scherzo del destino, tra i due nascerà del tenero. Non vi dico altro, anche perché vi ho già riassunto più di metà dell'opera, in pratica. Why are we still here? Just to suffer. Per quanto riguarda lo stile, allora, Hashtag Ops ha un tipo di stile che ricalca per lo più la messaggistica istantanea e i post di Facebook. Difatti, la narrazione in prima persona e focalizzazione interna affidata alla voce stessa della protagonista che ci parla in prima persona e al tempo presente si articola su numerosi paragrafi di coordinate una dietro l'altra intervallate da virgole. E sono praticamente assenti le subordinate e congiunzioni che non siano qualche ma sporadico e regolarmente privo di virgola a precederlo. Ai lettori, soprattutto esperti, questo tipo di dettato potrà apparire fortemente confuso e secco, e difatti è forse quello che io identifico come punto critico principale dell'opera. Ma in realtà, considerando il target di giovanissimi cui il romanzo è indirizzato, e parlo di ragazzi fra i 10 e i 14 anni, in particolar modo ragazze, questo tipo di narrazione che può essere comune o più facilmente accessibile perché fa parte del loro mondo di tutti i giorni, i social network, potrebbe favorire l'approccio per l'appunto all'opera e dunque alla lettura. Per quanto riguarda trama e personaggi, devo dire che in realtà anche essi sono trattati per lo più superficialmente, con forti stereotipizzazioni e idealizzazioni, ma il motivo è sempre lo stesso: il pubblico a cui l'opera è indirizzata è di giovanissimi, quindi per loro è più facile identificare direttamente i topos che i personaggi incarnano, e in particolar modo questa trama da
teen drama della domenica pomeriggio. E non che sia una criticità diretta, però è un altro motivo per cui i lettori più esperti potrebbero non trovare interesse nella lettura del romanzo. Hashtag Ops è un'opera prima e da questo punto di vista sono presenti alcuni degli errori tipici degli scrittori alle prime armi, tra cui dei dialoghi non sempre coerenti col personaggio, e forse troppe intromissioni del narratore e l'uso eccessivo di espressioni gergali e frasi fatte. Passando sopra questo, all'interno del romanzo sono presenti anche delle sezioni scritte molto bene e capaci di coinvolgere il lettore. Stiamo parlando delle ultime battute del romanzo, in particolar modo le pagine tra la 210 e la 250. In questo punto il registro si alza, i toni diventano più profondi e maturi. Probabilmente anche perché l'autrice era maturata nel corso dell'anno e mezzo che le ha preso per la stesura del romanzo. Ed è questa forse la vera piccola perla di Hashtag Ops. Un peccato considerando la per lo più discreta realizzazione del resto dell'opera. Dunque, in conclusione, Hashtag Ops è un buon romanzo per iniziare, consigliato ai giovanissimi e soprattutto alle ragazze. Per quanto riguarda i lettori più anziani, potrebbero trovare numerosi fattori di disturbo all'interno della narrazione, sia per quanto riguarda lo stile un po' troppo secco e a volte confuso, che i contenuti non propriamente originali. Un peccato considerando comunque la bontà di intenti che aveva caratterizzato l'inizio del lavoro di Elisa e il messaggio che il romanzo intende passare, l'importanza dei ricordi e delle persone a cui essi sono legati. Detto questo, cari lettori, io per questa volta vi saluto. Voi dell'opera cosa ne pensate? Lo avete letto il libro? Nel caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti, li leggerò, spero, ci provo almeno. Per il resto vi ricordo che potete fare una capatina sul mio blog, dove potete trovare sì altre mie recensioni, ma anche alcune mie opere inedite. Se avete voglia di leggerle, fatemi sapere cosa ne pensate. Per oggi dunque è tutto e io vi auguro una buona lettura.